La cosa bella di questa frangetta è che i miei capelli non sono mai identici. Lei decide come vuole stare, un giorno in un modo, un altro giorno in un altro. Oggi, ad esempio, visto che è girata da questo lato, mentre normalmente va in quell'altro lato, ma va bene perché sono sempre diversa così. Buongiorno, buon lunedì. È una nuova settimana, sta iniziando una nuova settimana. Io sono un po' fuori schedule, sono proprio off the schedule con i video perché sono stata un po' impegnata, ma questa settimana torno carichissima in pieno regime. Cosa è successo settimana scorsa? C'è stata la settimana della moda e ho lavorato molto intensamente, ma oggi è il 26 di febbraio. Questo significa che è giunto il momento di fare un nuovo punto su come sta andando la mia situazione. Cosa ha fatto qua mio padre? Oh mio Dio. Lui è capace di scombinare tutta la cucina con un solo utilizzo. È assurdo. Comunque, stavo dicendo, è giunto a quel momento per fare di nuovo il punto della situazione e aggiornarvi su come stanno andando i miei progressi rispetto alle nuove cose che sto introducendo, rispetto ai cambi di routine, cambi d'abitudine, per cui oggi facciamo una giornata insieme per farvi vedere come sono cambiate appunto le mie abitudini. Stamattina ho cominciato con le cose che ormai conoscete, sapete, 10 minuti di meditazione. Tra l'altro, recentemente ho trovato delle meditazioni guidate su Spotify, sono di Meditation Mountain e sto andando avanti con quelle anche perché mi toglie tutto il disturbo della pubblicità che invece su YouTube c'è. Poi ho letto, adesso. Dopo tanti libri di crescita personale che ho letto negli ultimi, direi quasi 2 anni, ho deciso di fare una pausa e introdurre qualche cosa di diverso. Adesso sto leggendo un libro di recitazione, di analisi del lavoro dell'attore, diciamo così, per prepararmi meglio, per studiare di più l'arte che mi piace praticare. E poi ho fatto 40 minuti di workout, ho fatto upper body e addominali. Adesso mi sto preparando la colazione e poi si passa a tutto il resto, ma ci sono degli aggiornamenti che vi devo assolutamente fare, dare, ci sono delle cose che non vi ho detto ed è giunto il momento di dirvele tutte, per cui vi appoggio un attimino qui e torno tra un istante che facciamo colazione insieme. La colazione di oggi è solita, pane tostato, burro d'arachidi e questa volta marmellata perché ho finito le banane e ho aperto la marmellata, adesso mi tocca anche finirla perché sono le marmellate di Luca e sono fatte in casa e quindi è un peccato sprecarle. Comunque, per questo mese di aggiornamenti sulla routine, ce ne sono giusto un paio. Allora, tutte le cose nuove che ho introdotto hanno preso ormai il loro spazio nella mia routine e sono talmente normali per me da fare che non rinuncio più nemmeno, non ci penso nemmeno più se devo o non devo farle, al punto che anche nei giorni di lavoro più intenso mi sveglio per poter fare queste cose, e cioè meditare e leggere almeno una pagina di un libro. E quello che però ancora sto facendo fatica a rispettare o a introdurre bene nella routine è l'abitudine di dormire bene almeno 7 ore a notte. E questo penso che è una di quelle cose che mi viene molto difficile perché
Spesso per me dormire è come perdere tempo, ho quella sensazione, per questo forse faccio fatica a dormire le ore giuste a notte. E allora ho deciso di sfruttare quel consiglio che danno e che ho dato anche a voi nell'introdurre le abitudini, quello di introdurre una sola cosa, una sola nuova abitudine. Per cui per il prossimo mese non mi metto sul quaderno altri obiettivi e non mi impegno ad aggiungere altre cose nuove se non quella di rendere l'abitudine di dormire una sana abitudine e abituarmi appunto a rispettare le ore di sonno di cui il mio corpo ha bisogno, che sono 7. Ho proprio notato che quando non metto la sveglia dopo 7 ore, se non ho avuto delle giornate particolarmente intensi, allora mi sveglio. Cosa intendo per giornate particolarmente intense? Sono quelle giornate di lavoro che spesso capitano nel mio lavoro, che sono quelle di magari dormire 3-4 ore a notte e lavorare tutte le altre 20. E questo ti porta a stancarti molto e ad arrivare stremato a fine settimana. E in effetti, settimana scorsa è stata un po' così perché è stata la settimana alla moda. Non ho dormito 3 ore a notte come è successo in altre occasioni, però comunque non sono mai riuscita a dormire più di 5 ore. E poi tutte le altre ero in giro tra spostamenti verso il lavoro e lavoro. Stavo in giro 20 ore al giorno e non 20, 18, 19, e questo poi stanca molto, per cui la notte scorsa sono andata a dormire alle 11, ero già nel letto, poi ora che mi sono addormentata erano le 11 e mezza e avevo puntato la sveglia alle 6 e mezza, ma ero troppo stanca e l'ho spenta e mi sono riaddormentata, cosa che non faccio quando sono riposata, e mi sono svegliata poi con la sveglia d'emergenza alle 7:30, anche se non c'era una vera emergenza, perché anche se oggi è lunedì non sono in ufficio. Comunque, questa è un'altra cosa di cui vi voglio parlare, ma adesso vado a prepararmi per la giornata e torno qui da voi a dirvi un altro paio di cosine. I programmi per oggi sono molto interessanti. Stamattina devo assolutamente dedicare del tempo allo studio, devo studiare il copione per il mio spettacolo, il prossimo spettacolo che farò in teatro, e poi devo studiare il copione per la lezione di stasera perché devo portare una scena. E poi ho delle altre cose da fare, tra cui reel da filmare e video da montare. Sarà una giornata super piena, ma sono molto felice di come sono strutturate le mie giornate in questo momento, perché sono quello che desidero per me. E qui salta in gioco la cosa che non vi ho detto e che è successa nella mia vita, e questo è anche il motivo per cui sono ancora in accappatoio alle 11:40 di lunedì. Non succede tutti i giorni, in realtà sono molto precisa, mi alzo comunque presto tra le 6 e le 6 e mezza, però adesso col fatto che ho lavorato davvero tanto settimana scorsa mi sono presa una mattinata un pochino più slow e sto marinando dentro l'olio per il corpo dei provenzali che sta rendendo insieme all'eucerin la mia pelle super super morbida. Cosa è successo esattamente? Praticamente con la chiusura del 2023 e l'inizio del 2024 ho deciso di cambiare vita, nel senso che ho deciso di cambiare modo di lavorare, per cui non sono più fissa in un ufficio, ma lavoro a progetto, sono a tutti gli effetti una freelance e scelgo i progetti a cui lavorare e quando dedicare del tempo a questi lavori, per
per potermi poi ritagliare appunto delle giornate o delle settimane in cui mi dedico totalmente soltanto ai social, ai miei progetti su Instagram, su YouTube e alla recitazione. Queste sono le priorità per quest'anno, per cui veramente ho scelto di fare questo salto un po' nel vuoto per crederci finalmente in quello che sono i miei sogni. E quest'anno lo sto proprio totalmente dedicando a loro. Per questo motivo, quando poi mi tocca lavorare, sono settimane super intense perché sono praticamente giornate di evento dove devo essere dedicata full al lavoro e ho poco tempo per altro. Però poi succede che magari su 4 settimane ne lavoro una o due e poi le altre due le posso dedicare totalmente ai miei progetti, per cui passo proprio le giornate intere a lavorare sui miei sogni e ai miei sogni e per i miei sogni. E devo dire che arrivata a fine febbraio sono super felice di questa scelta, molto felice, molto soddisfatta e ero parecchio spaventata da un lato, ma dall'altro sentivo che era la cosa giusta da fare e oggi non posso che ringraziare la me del passato. Ma parliamo un po' di questa cosa, del fatto che ho tenuto nascosta questa mia scelta, questo mio cambio di vita e di routine e ed è successo perché credo che da una parte ci sia un po' di scaramanzia, un po' di non voglio parlare così a vuoto prima di fare le cose, quindi io prima devo fare per poi poter raccontare quello che sto facendo piuttosto che farò. Il farò non mi fa impazzire come idea, quindi mi piace di più parlare proprio di quello che sto facendo o ho già fatto. E infine, un'altra parte molto importante, ho notato che è dedicata alla paura del fallimento, che è una parte molto importante, che noto unisce molti come paura. E vorrei proprio concentrarmi di più su questo aspetto perché fallire alla fine è una grandissima occasione per ripartire. Per cui sì, fa paura, io ho tuttora paura di fallire, ma razionalizzo e mi dico che fallire è una possibilità, potrebbe succedere, ma potrebbe anche andare molto molto bene ed è un'altra opzione, per cui non c'è bisogno che io mi preoccupi adesso per una cosa che non è ancora successa. Quando succederà e se succederà, me ne preoccuperò. Mentre oggi devo solo vivere questa giornata, questo momento, questo istante con quello che la vita mi mette davanti. E devo dire che questi 2 mesi affrontati con questo mood sono stati davvero molto molto formativi. Sto imparando che è possibile sbagliare e in quello che faccio io, perché non sto facendo un lavoro dove ho nelle mie mani le vite delle persone, non sono un dottore, non sono un avvocato, non faccio una professione che appunto mette a rischio gli altri, per cui se sbaglio gestirò poi quello che sono le conseguenze e andrò avanti. E se faccio una brutta figura, chi se ne importa? Finché io vivo felice questo momento, nulla di tutto quello che può capitare mi può toccare. E questo penso sia uno dei più grandi insegnamenti di questi primi 2 mesi del 2024. E ho realizzato che
in passato molte delle cose che sono capitate in questi mesi e che così a primo sguardo potrebbero essere un po' oh my god, situazioni un po' particolari, un po' difficili da gestire, mi rendo conto che le ho affrontate con molta più serenità, molta più lascio scorrere, molto più mi faccio una risata rispetto a quello che avrei potuto fare nel passato. Penso che alcune di queste cose che mi sono capitate mi avrebbero scombussolata parecchio e oggi sento di avere qualche strumento in più per non farmi travolgere completamente dagli eventi e questo è dovuto a tutti questi libri che ho letto negli ultimi mesi e negli ultimi anni e alla meditazione e alla crescita che sto affrontando, una crescita che mi è stata forzata addosso, ma di cui avevo assolutamente bisogno. Ero proprio immatura spiritualmente ed emotivamente, perché un conto è essere maturi dal punto di vista di come ti organizzi, lavoro, gestione di te, della casa, degli altri, e un altro conto è la maturità emotiva. E su questo lato ero molto molto piccola e adesso mi sento un adolescente. Dal punto di vista emotivo sono proprio un adolescente, ma un adolescente che ha acquisito tutti gli strumenti per riuscire ad essere per se stesso al tempo stesso anche il genitore che gli dà conforto, quindi sono per me quel genitore che ha tutti i mezzi per accogliere questo adolescente scompigliato dalla sua vita, da tutti questi eventi che deve affrontare, da tutte queste nuove cose che deve imparare ed è bellissimo perché mi sono finalmente resa conto che io possa essere per me quello che per tanto tempo ho cercato negli altri. Posso essere per me quella persona che mi dà conforto, quella persona che si prende cura di me, quella persona che quando sente che mi sto impanicando può dire ok, quando succede questo respira, respiriamo, prendiamoci un attimo per noi, rinchiudiamoci dentro uno stanzino, respiriamo un po', lasciamo il mondo fuori e poi torneremo come prima, sorridenti. Oppure possiamo dire ma non ti preoccupare, sei stanca, vai a dormire. Oppure posso dire sì, non siamo riuscite a fare quello che ci eravamo prefissate oggi, però abbiamo fatto comunque buona parte di tutte queste cose ed è già qualcosa, quindi ben fatto, domani farai ancora del tuo meglio e andrà ancora meglio. Questo è. E per questa ragione sto affrontando in modo molto costruttivo e molto sereno, questo periodo di cambiamenti per me. Sono molto motivata e molto, spinta dal desiderio di fare e volevo appunto mettervi a bordo di tutti questi cambiamenti perché non sento più quella paura del fallimento. Se fallirò, amen. Cambierò e cambierò di nuovo e troverò una soluzione. Non posso continuare a vivere nella paura di quello che può succedere. Adesso studio, come detto. E ci vediamo tra un attimo quando mi cambio per uscire. A tra poco. Una cosa che devo sicuramente rendere più mia è quella di rendervi più partecipi alle mie giornate, perché poi succede così. Comincio a fare delle cose, tipo oggi mi sono messa a studiare, poi a montare dei video, poi a filmare, e poi quando ho realizzato era troppo tardi, dovevo scappare fuori di casa,
non mi hai fatto vedere nemmeno l'outfit, per cui in chiusura di questa giornata vi faccio vedere questo outfit che sto amando. Semplicissima gonnellina ad A, ma bellissima, maglione super pesante e collant. Ovviamente ho indossato gli stivali, quelli lunghi sopra il ginocchio. Basta. Non so, forse questo video lo portiamo avanti anche domani, perché non sono particolarmente soddisfatta. E adesso devo mangiare una mela. Che mi direte cosa c'entra? Niente, non c'entra niente, però io ho manifestato il desiderio di mangiare la mela e mia sorella l'ha preparata, quindi bisogna dargli la giusta attenzione a questa mela. A domani. Non può piovere per sempre, dicevano. E invece sì, sta piovendo da diversi giorni e io sto sfruttando questo tempo per fare dei reel che mi sono venuti in mente di recente. Adesso ci troviamo nel parcheggio sopra il vialone di stazione Garibaldi e devo fare un reel, appunto, ma in questo video stiamo un po' saltellando da un momento all'altro perché, come vi dicevo, non sono sempre molto organizzata, per cui mi dimentico di aggiornarvi o di farvi vedere che cosa sto facendo, però stamattina mi sono agghindata tutta e sono andata a fare un salto nel vecchio ufficio e poi adesso si filma. Tra l'altro un outfit che è bellissimo, ma non so come farvelo vedere perché sta diluviando e rischio di infradiciarmi tutta. Vabbè, filmiamo intanto il reel e poi ci riaggiorniamo. Reel filmato, non sono molto convinta del risultato, ma devo tornare a casa, quindi se non sarà venuto bene andrò in un'altra location per filmarlo, ma adesso come ho messo l'outfit e poi andiamo. Cosa non si fa? Vestitino, stivaloni e collan. Sono tutt'uno con la macchina. Inutile, tutto quanto inutile. Boom. A tra poco. Mi sto rendendo conto che sto continuando a saltellare in questo video da una parte all'altra, da uno spazio temporale all'altro, ma non potrebbe esserci un video che rispecchia meglio di questo quello che mi sta capitando in questo periodo. Un periodo di trasformazione, di cambiamento, un periodo in cui non ho più bisogno di dire chi non sono più per dire chi sono, perché sto scoprendo talmente tante cose di me che non sento la necessità di definire la nuova me rispetto alla vecchia me che non c'è più. E questa cosa mi rende più felice di quanto avrei mai potuto pensare. Adesso mi sto preparando per andare a fare una mini spesa, perché vorrei chiudere questo video su una nota culinaria. Questa è un'altra cosa che ultimamente sto riscoprendo. Non capita tutti i giorni. Non mi cucino una cosa diversa per ogni pasto, però ogni tanto capita che ho voglia di mangiare qualche cosa di diverso o di cucinarmi qualche cosa di più speciale, e oggi è un giorno così, per cui sto andando a recuperare gli ingredienti per preparare delle crepe. Questo è stato totalmente influenzato da una pubblicità di, penso, cioccolati italiani. Sì. Che mi ha sbattuto in faccia queste crepe che sembravano buonissime. Tra l'altro l'altro giorno quando sono stata
in giro a Milano, ho preso un gelato sui Navigli da cioccolati italiani e stavano preparando anche le crepe, però io le crepe normali non le posso mangiare, allora devo prepararmene da me. E quindi farina di riso, uova, burro, latte e questa sarà la merenda e poi anche la cena. Vorrei preparare una buona cena per mia sorella e mio papà con crepe salate e dolci. Così, semplicemente per il fatto di voler fare una cosa carina per loro e per noi e mangiare una cosa diversa. Non mi riconosco più, però è un bene, è una cosa positiva. Basta. Sono diventata una chiacchierona. Parlo, parlo, parlo. E quando mi ritrovo a montare i video mi dico: ma che cosa dovevi ancora dire? Non lo so, è che mi fa troppo bene parlare con voi. Per cui la smetterò qui, basta per oggi, basta per questo video. Ci vediamo nel prossimo. E fino ad allora, mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao! Cioè, ero già lì che mi sognavo la crepe da 3 ore e il barattolo è vuoto. Non ci posso credere. Che delusione. Una cosa che ha ammazzato l'hype così tanto, non mi ricordo l'ultima volta quando c'è stata. Terribile. Veramente terribile. Che delusione, ragazzi. Buonissimo. Non la mangio mai la Nutella. Non la mangio mai. Una volta che la voglio, non c'è.